Con la consegna del premio Teatro a Corte 2022 alla compagnia Camomilla a colazione di Visciano si chiude il cerchio. Sono stati Lella Mastrapasqua, presidente della cooperativa Teatranti di Bisceglie, ed Enzo Matichecchia, direttore artistico della rassegna, a consegnare a Gianfranco Santorelli, protagonista della commedia Non sono un gigolò, l'ambito premio. Abbiamo raggiunto al telefono Gianfranco Santorelli per raccogliere le prime impressioni a caldo. Poi sentiremo anche le sensazioni sia di Lella Mastrapasqua che di Enzo Matichecchia. Siamo Gianfranco Santorelli, intanto abbiamo avuto, come dire, la seconda parte, la premiazione. Che sensazioni hai provato tu rappresentando tutta la compagnia Camomilla Colazione per questo premio? Che sensazione ti ha dato? Perché abbiamo visto la diretta, eri entusiasta, ma era tutto online. È stata comunque una bella esperienza poterci collegare in diretta lì con voi, ma quella diretta ci ha emozionato perché è stata allo stesso tempo unica e me la ritirarlo in secondo momento altrettanto, perché ripeto, la compagnia dei teatranti ci ha accolti sia quando ci siamo esibiti che adesso in maniera sublime, da veri amici. Questo è il teatro noi lo intendiamo come aggregazione e non solo come competizioni per raggiungere dei premi, perché poi noi lo facciamo per passione e non per lavoro, ecco. Grazie tante, un ricordo particolare, ma un riconoscimento particolare al nostro regista Felice D'Onofrio, che ci tiene tanto alla nostra compagnia. Grazie Gianfranco. Grazie a te, gentilissimo come sempre. Lella Mastrapasqua, buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Allora, abbiamo finalmente consegnato in differita il premio alla compagnia Camomilla a colazione. A chi l'avete consegnato e come è andata questa consegna? Sì, l'abbiamo consegnato a Gianfranco Santorelli, ovvero il primo attore e protagonista dello spettacolo. Questo premio che per loro è bellissimo, perché poi con le luminarie che riporta, insomma, tutto della Puglia, del teatro, che sono le nostre passioni. E che impressione hai avuto tu nel consegnare il premio al primo attore, in buona sostanza, di questa rappresentazione? Devo dire la verità, da uno come lui non te l'aspetti, perché poi insomma sono anche animali da palcoscenico, per cui, però era molto emozionato nel ricevere questo premio, quindi mi ha fatto piacere, probabilmente perché in genere i premi li ritirano i presidenti, no? Lui essendo delegato in questo caso è stato molto contento. Bene. Grazie, sì. Lele, buona continuazione. Vuoi dirci in questo periodo la compagnia dei teatranti di Bisceglie dove si sta esibendo, cosa state facendo? Il 10 agosto saremo a Marmore, dopodiché un paio di settimane di ferie, riprendiamo il 2 settembre a Santa Maria di Leuca e il 4 settembre allo Sporting Club di Trani. In bocca al lupo a te e a tutta la compagnia. Grazie mille, buon lavoro. Enzo Matichecchia, grazie per la disponibilità, buongiorno. Avete finalmente consegnato il premio di Teatro a Corte di Beltrani, com'è andata? È andato molto bene, nel senso che abbiamo unito l'utile al dilettevole, e cioè il consegnare un premio ma avere anche il piacere di avere degli ospiti che, avendo visto le nostre bellezze, sono voluti rimanere una settimana da noi. Allora, quello che dicevi tu all'inizio, nelle prime interviste, tu auspicavi proprio che questo, detto politicamente, questo campo largo del teatro di passione, riduttivo chiamarlo ormai amatoriale, questo teatro di passione funzioni anche in termini di promozione turistica. Soprattutto di promozione turistica, perché anche un'altra attrice, sempre della compagnia di Camomilla Colazione, verrà la prossima settimana, una settimana in ferie. Quindi questo per dire, cioè, il teatro non si ferma solo ad una rappresentazione di uno spettacolo, ma è un veicolo anche, il turismo culturale in genere, è un veicolo per promuovere il territorio. Lo si capisce tanto, lo si capisce poco e insomma credo che la risposta è nei fatti. Grazie Enzo, disponibilità, a presto. A presto anche a te, ciao. Per il giornale di Trani, Tonino, La Calamita.